Siamo arrivati all'ultimo, last but not least, tra i nostri oratori, che a me è particolarmente simpatico. Sai perché? Perché non è un personaggio affatto banale, è un personaggio carico di contenuti. Chi lo ama da morire. Chi non lo ama proprio, però a noi però piace così. Sto parlando del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Buonasera, grazie per l'invito. Vorrei partire con una prima slide per raccontare un po' la mia storia. Qui. Eccoci qui. Lupara giudiziaria. Questo è un libro che ho scritto quando sono stato agli arresti domiciliari. Io sono stato oggetto di 18 processi e 2 arresti. Questo è l'arresto, il secondo risale all'8 di novembre del 2017, appena rieletto al Parlamento siciliano dopo 3 giorni. Parto da qui perché io sono l'impertinente e l'irriverente in politica. Questo è il 5 dicembre del 2007, quando eletto al Parlamento siciliano la prima volta nel 2006, mi ritrovo, proprio perché avevo presentato a malapena 7.000 emendamenti alla legge di stabilità, allora legge finanziaria, proprio perché avevo individuato un'operazione di grande malaffare, la svendita del bene immobile della regione siciliana, vengo buttato fuori dalla commissione bilancio e quindi con questa operazione decadevano tutti i miei emendamenti. Questa operazione causò alla regione siciliana un buco di quasi 800 milioni di euro. Successivamente vengo arrestato una seconda volta, l'8 novembre del 2017. Vengo per l'ennesima volta assolto. Questo ulteriore arresto mirava all'attacco di quello che è stato il mio primo sogno che ho realizzato, la FENAPI, la Federazione Nazionale Autonoma di Piccoli Imprenditori. Parte dalla mia metropoli, io vengo dal Fiume di Nissi, comune montano di 1.000 abitanti, mia madre coltivatrice diretta, mio padre curatore. Inizio la mia attività politica a Fiume di Nissi, ho fatto tanti lavori, muratore e barista, proprio per mantenermi non solo gli studi, ma per cercare di realizzare il mio sogno. Tra questi c'era l'idea di fare un'associazione di piccoli imprenditori che rompesse un certo monopolio. Da lì sono partito in giro per l'Italia per quasi 10 anni con la valigia di cartone e soldi prestati. Oggi la FENAPI è una realtà che è presente in 79 province, 18 regioni, con oltre 1.200 dipendenti, con oltre 1.000 sportelli. In Calabria, per esempio, è molto presente. Qui fui accusato di evasione fiscale. Il mio arresto fu annullato dopo 20 giorni, assolto in primo grado, assolto in secondo grado. Perché tutto questo? Perché in Sicilia, ed è questo il mio obiettivo, sono stato candidato alla presidenza della regione siciliana il 25 di settembre scorso, sono arrivato secondo, contro tutti. Ho rifiutato di fare il candidato del centrodestra perché il mio percorso è nato in alternativa a un certo sistema
politico. Io li chiamo in Sicilia la banda Bassotti politico, perché la mia riverenza e impertinenza ovviamente mi ha anche causato come reazione il fatto di non chiedere protezione. Ci sono contesti nei quali non ti perdonano il fatto di essere figlio di nessuno, e quando cominci ad arrivare a un certo livello ti arriva il messaggio: o ti fai proteggere oppure non vai avanti, oppure ti spacco le gambe. Questo mi è successo negli anni. Io ho cominciato a 18 anni a fare consigliere comunale a fine di mese, sono stato consigliere più giovane d'Italia, poi ho fatto capo dell'opposizione, poi ho fatto il sindaco nel 2003 a Fiume di Nisi, poi ho fatto il sindaco a Santa Teresa di Riva, comune costiero di 10.000 abitanti. Dopo aver fatto l'esperienza a Mare Monti come la pizza, nel 2018 sono diventato il sindaco di Messina. Dopo aver completato il mio lavoro a Messina, mi sono candidato a Taormina, sono stato eletto 5 giorni fa. Perché questo percorso nelle istituzioni? Io sono uno sturziano, democristiano sturziano, cioè fermamente convinto che la politica si cambia dal basso. Mi ritengo e mi definisco uno statista di frontiera, sì, perché i comuni che ho preso erano decotti, li ho sistemati, li ho riorganizzati e ho passato il testimone a un giovane. Quando ho finito di fare il sindaco, 5 anni e non un giorno in più, è stato sempre il mio motto, ho cresciuto al mio fianco una classe politica e a loro ho consegnato il testimone. Il mio rapporto con le comunità che ho amministrato è stato talmente forte, di amore lo definisco, che oltre ad essere stato rispettato durante il mio mandato, hanno accettato l'indicazione che ho lasciato come mio successore per portare il lavoro avanti. Giovani di 25 e di 30 anni che hanno preso il mio posto nei palazzi municipali che ho amministrato. Il mio sogno conclusivo, ne ho realizzati tanto ovviamente, il primo è quello di non dipendere dalla politica, perché i miei genitori mi hanno insegnato che prima di tutto deve avere un mestiere, deve imparare a fare qualcosa e quindi da questo punto di vista non deve mai essere condizionato da certi sistemi. Il mio sogno, fare il presidente della regione siciliana. Siamo arrivati secondi la volta scorsa, come dico sempre io, ci siamo prenotati il ruolo per la prossima volta. La competenza fa la differenza, questo è un piccolo manualetto, ho scritto 4 libri, questo lo regalo sempre a chi si candida con me nelle nostre liste in Sud Chiama Nord. Perché? Perché è fondamentale conoscere. Poi se sei capace di innovare le informazioni, le modelli secondo quelle che sono certe necessità. Ma la competenza fa la differenza, sì, ma non basta, perché devi avere il coraggio e la visione di modificare le tue informazioni secondo quello che è il contesto. Ed ecco, il 29 maggio 2023 vinca a Taormina contro uno schieramento incredibile da 5 Stelle a Fratelli d'Italia, a PD, a Forza Italia, tutti appassionatamente contro di me. Vinco con 65%. E tenete conto che anche qui la competenza e l'analisi è stata fondamentale, perché quando tu ti approcci in un comune che non è tuo, è ovvio che devi avere una capacità di analisi che va ben oltre rispetto a quelli che sono gli amministratori locali. Ed ecco che ora siamo al dunque, alla partita finale. Qual è il nostro obiettivo? Fare un movimento che sia realmente a trazione meridionalista. Cosa significa? Significa che non si può continuare a fare gli astri. Dico sempre dalla nostra terra che io sono uno che se n'è andato, mi è mancato 10 anni, è ritornato e ha investito nella sua terra quello che è riuscito a realizzare negli anni. In Sicilia si dice: occhio non vidi, cuore non dolle. Ebbene, questo è l'invidia. Vedete che molti di noi hanno timore a ritornare nella propria terra, perché se tu ti affermi a Roma piuttosto che a Milano, è normale.
Se tu ritorni nella tua terra e ovviamente realizzi e cerchi di realizzare quello che tu hai rischiato con grande coraggio e determinazione, lavorando quando eri da solo, perché quando sei in un sottoscala o vai a mangiare alla Caritas perché non hai soldi, cosa che ci è capitato, lì sei solo. Come ritorni però nella tua terra, noi diciamo c'è il Kusapi. Kusapi significa altro elemento delicato che appartiene a noi meridionali. Chissà come ha fatto i soldi, se è come chi c'è dietro di lui, chissà che prestanome è. Vedete, questo è un sentimento purtroppo che ci caratterizza, e quando tanti dei nostri conterranei non vogliono tornare, guardate, purtroppo è frutto di questo. Occhio non vede, cuore non dolore. Il Kusapi e dopodiché il pizzo, perché non c'è solo il pizzo della malavita organizzata, c'è anche il pizzo legalizzato. E il pizzo legalizzato che si paga nella nostra terra è quello del certa malaganza politica. Io ho tanti amici, ovviamente, e chiudo con questa battuta, non vi voglio annoiare, una grande imprenditrice bresciana che una sera ci siamo visti a cena, ha detto: sto aprendo il punto stabilimento in uno stato dell'est, non mi ricordo quale. Ho detto: ma scusa, perché non vieni e investi nel meridione, non investi in Sicilia? Hai paura della mafia pure tu? No, io non ho paura della mafia, anche perché, vedi, chi è che si vuole approcciare a certi sistemi, comunque sa che ci sono delle regole, poi può accettarle o può non accettarle, ma ci sono delle regole. E allora qual è il problema? Io per esempio non investo in Sicilia perché non ho la certezza di quando inizia l'investimento, non ho la certezza di quando vengono date le autorizzazioni, non ho la certezza di quanto devo pagare, non ho la certezza alla politica ovviamente, non ho la certezza di quando metto a reddito il mio investimento. E lo sai che significa questo? Noi che abbiamo anche finanziamenti europei, rischio anche di entrare nella blacklist, perché quando un finanziamento poi non lo rendi conto nei termini stabiliti, io non prendo più finanziamenti. Ed ecco perché anche la necessità di cambiare la nostra terra e la nostra classe dirigente. Questa è una piccola storia che mi riguarda e un'anteprima di un libro che sto scrivendo, il quinto. Tra le tante cose, ho ripreso il mio vecchio amore per la musica, vado al conservatorio di clarinetto, sono al terzo anno, tra poco dovrei riuscire anche a laurearmi per completare uno dei miei tanti sogni. Sto scrivendo l'ultimo libro. Anch'io fui giovane, non tutto è successo. Cosa significa? E vi lascio con questo messaggio. Noi uomini di potere veniamo visti con certi occhi. Io sono uno che, come dice mia madre, se ne cerca, per cui comunque non passo inosservato e mi va bene così. C'è una certa idea di noi. Attenzione, non è, anch'io fui giovane e vi ho raccontato un po' la mia esperienza e ne sono orgoglioso, perché sono ancora andato a Fiumedinisi, c'è il bar dove facevo il barista, ci sono anche le case che ho costruito con mio padre facendo il muratore. Ma non è tutto successo, quindi anch'io fui giovane, ma non è tutto successo. Che cosa significa? Che dietro questi obiettivi raggiunti ci sono tanti sacrifici, tanti bivi che tu hai dovuto scegliere quale strada prendere e soprattutto anche tante sconfitte. Io non so quanti al mio posto non se ne sarebbero andati dalla Sicilia dopo quello che ha subito. Non so quanti di voi avrebbero avuto la forza di rialzarsi dopo 10 anni di tritacarne giudiziaria. Però io sono rimasto lì, impertinente e irriverente, e oggi sono contento così, perché finalmente anche da questo punto di vista si è aperto un varco importante. Siamo la prima forza in Sicilia oggi, la prima forza politica che ha eletto 8 parlamentari alla regione, ha eletto un deputato e una senatrice.
e credo che continuando così, con questa impertinenza e irriverenza e con questa perseveranza, magari riusciremo a creare finalmente l'altro sogno, un partito del Sud che comunque non faccia il piagnone, ma che abbia la capacità e soprattutto l'intelligenza, perché noi non ci manca. Io da sindaco di Messina sono stato per 4 anni la città in Italia, la prima in capacità di spesa, e quindi posso semplicemente essere anche la testimonianza che i luoghi comuni che ha certa politica di determinate regioni rispetto al nostro amministratore non è del tutto così, e ne vado orgoglioso e nei confronti politici lo sostengo. Allora imbocchiamoci le maniche, sì, prepariamoci a delle rinunce, sì, ma con altrettanto pragmatismo e concretezza per cercare di riscattare la nostra terra e essere orgogliosi di essere meridionali, sì, ma nello stesso tempo di essere meridionali nel meridione. Grazie. Grazie Tatiana De Luca. Allora, intanto grazie a voi, siete stati straordinari, siete numerosissimi, siete rimasti pressoché fino alla fine tutti. Gli interventi sono finiti, ma c'è un'ultima cosa che noi dobbiamo fare prima di invitare tutti a un aperitivo.